la nostra torta alle pesche, diciamo così, anche se è inverno. Utilizziamo, io ho utilizzato delle fruttine, che sono queste qua praticamente, le fruttine, e qui c'è anche un po' di uvetta, ma comunque sempre tipo pesca sciroppata. Potete usare anche le pesche sciroppate, appunto le pesche vere, ma non credo che d'inverno le troviate, quindi la potete poi ripetere anche d'estate questa ricetta. 200 grammi, 180-200 grammi, e le mettete, come vedete qua, con 3 cucchiai di rum e le lasciate un po' in ammollo. Dopo ovviamente utilizzerete tutto. Allora andiamo a mescolare 200 g di zucchero, io ho usato lo zucchero di canna, ma potete usare quello che volete, con 3 uova. Mescoliamo per bene, montiamo a mano, io non uso mai le fruste elettriche perché la torta viene bene comunque. Dopo aver mescolato un bel pochino, aver fatto una bella cremina, andiamo ad aggiungere 150 g di olio di semi. Io ho usato il mais, ma potete usare il girasole, arachidi, quello che volete. Continuiamo un po' a mescolare e andiamo ad aggiungere anche lo yogurt. Mescoliamo ancora un po', intanto vi spiego la farina. Allora, 280 grammi in totale, potete usare la farina che volete, io di solito non uso la 00, quindi qui ho usato 80 grammi di farina di mandorle, che riprende anche quello che abbiamo messo nella torta. Infatti avremmo aggiunto anche una fialetta di aroma mandorla, io avevo questa, ma va benissimo anche quella della pane degli angeli. 80, allora 280 grammi di farina, 80 grammi di farina di mandorle, e poi dopo gli ho messo 200 grammi di farina di avena, di riso. Ho fatto un mix, però potete benissimo usare 280 grammi di farina 00, potete usare la farina di farro, mista riso, oppure tutto a farro, quello che volete, integrale, come più vi piace. Bene, l'olio si è incorporato, quindi adesso andiamo ad aggiungere 150 grammi di yogurt. Anche qui io l'ho messo alla pesca perché mi piace l'idea che sappia tutto di pesca. Esatto, ma potete anche utilizzarlo bianco, alla vaniglia, come volete, basta che non lo mettete al caffè, per esempio. Alla nostra farina abbiamo anche aggiunto una bustina di vanillina e una di lievito intera, potete comunque aggiungerla dopo, anche quando avete già messo la farina. Adesso iniziamo ad aggiungere in due step la nostra farina, anche perché mandorle e avena sono abbastanza corpose. Ecco, ne abbiamo aggiunta metà e continuiamo a mescolare finché non verranno via i grumi. Se vedete che è troppo denso, ovviamente vi potete aggiungere un po' d'acqua, e se è troppo liquida gli aggiungete la farina che avete utilizzato. Io intanto continuo. Ora aggiungiamo anche le nostre pesche sciroppate o pesche vere, vi ricordo che erano sui detti, 180 grammi, ammollate nel rum, e continuiamo a mescolare. Qui c'è l'ombra della mia mano, vabbè, la lasciamo, tanto l'idea di torta è quella. Alla fine poi ho deciso che farò un plum cake, perché così mi va di fare un plum cake. Mescoliamo bene, mi raccomando. Intanto accendiamo il forno a 180 gradi. Ecco qua la nostra torta, io gli ho aggiunto un po' di farina perché era liquida, ma adesso è perfetta, vedete, scende a nastro, come si suol dire. Ora abbiamo oliato, io l'ho messo lo staccante, ma potete usare benissimo anche l'olio che avete usato per fare il dolce, l'olio di semi. Oliato il nostro stampo da plum cake oppure da ciambella, ciambella con i ghirigori, tutta strana, quello che volete. E gli ho messo il pane grattugiato perché io non uso la farina, semplicemente perché quando lo ribalto, se lo voglio fare piatto, si vedono tutti i pezzettini bianchi, col pane grattugiato no. Quindi andiamo a mettere il nostro composto. Andiamo a metterlo poi in forno a 180 gradi statico nel ripiano del mezzo per 35 minuti, 30, insomma fate sempre la prova a stecchino. Ecco qua, adesso lo livello per bene e poi lo metto nel forno.